dal 1 al 4 ottobre ci troverete in tutte le piazze d'Italia con il banchetto per le mele dell'AISM per la ricerca sulla sclerosi multipla. Il sacchetto pesa 1,8 kg e alla cifra di 9 euro. Il promoter anche quest'anno sarà Alessandro Borghese. La sclerosi multipla è una malattia neurologica che si presenta con diverse forme ed può essere anche altamente invalidante. I sintomi sono svariati e hanno diversi gradi che possono portare la persona ad avere una minore o maggiore invalidità. I primi sintomi che compaiono, diciamo le prime avvisaglie, sono la neurite ottica, cioè un'infiammazione del nervo ottico che può essere un'avvisaglia della sclerosi multipla, e poi i sintomi sono svariati. Nel peggiore dei casi la persona ha una forte invalidità anche motoria e si trova a dover affrontare insomma un percorso di vita fortemente invalidante. La mia esperienza di volontario inizia nel 2018 come ragazzo in servizio civile, poi è proseguita e nello specifico un volontario si occupa delle raccolte fondi, quindi dei banchetti di solidarietà nelle varie manifestazioni che l'AISM presenta a livello nazionale durante il corso dell'anno, e allo stesso tempo un volontario può essere impegnato anche nel supporto all'associazione a 360 gradi o comunque al supporto degli utenti che usufruiscono dei servizi dell'AISM.